Anche ieri sera buona parte del ponte Akragas si è trasformato in un parcheggio, autovetture messe in sosta lungo le due corsie da parte della gente che si recava nelle vicine bancarelle. Lo spettacolo che viene offerto è quello di mamme, di giovani e meno giovani che una volta trovato un parcheggio di fortuna si avviano a fare acquisti percorrendo a piedi il viadotto, naturalmente privo di marciapiedi, camminando dunque a fianco della strada percorsa dalle autovetture in movimento, fatto che oltre a comportare ovvi problemi di viabilità potrebbe determinare spiacevoli situazioni di pericolo sia per i conducenti dei veicoli che per i passanti stessi, come accadde proprio venerdì sera quando un'auto che percorreva il viadotto si è scontrata con un'altra in sosta che a sua volta ne ha tamponata un'altra, ma accadde anche nel febbraio del 2008 quando un giovane sedicenne in sella al suo scooter Aprilia 125 si scontrò con un'autovettura in sosta proprio sul ponte Morandi, complici sicuramente il buio e il clima di una serata di festa, ma ancor più certamente il fatto che i veicoli vengano parcheggiati laddove non dovrebbero sostare. Al fenomeno si assiste ogni venerdì per il settimanale Mercatino Rionale. Necessario dunque un maggiore controllo nella zona affinché non si assista più a quel fenomeno che sembra essere diventato la normalità, ma soprattutto affinché non si protragga più una situazione che potrebbe rivelarsi nuovamente causa di incidenti.